Hey Cooge, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 e ben ritrovati in un nuovo video reclutamenti per la Zoom 11 Go Galaxy Big Bang. Come detto appunto nello scorso video reclutamento, oggi avrei reclutato Bailong e Tescat. Andiamo a vedere insieme come si fa. Direi di iniziare con Tescat, che è il personaggio che è più facile da prendere, mentre tutta la seconda parte del video sarà dedicata a Bailong, perché Bailong ha un requisito assurdo. Ma non preoccupatevi, ho tutte le immagini che vi servono per prenderlo. Ma ci arriviamo dopo. Intanto, Tescat. Abbiamo bisogno di fusione di luce e oscurità. Una statuina che abbiamo già visto anche per altri personaggi, ma vi ridico ovviamente come si prende nel caso non l'abbiate ancora presa. Scultura che fonde luce e oscurità. Si prende dalla route di Silia Hills, che si trova fuori dallo stadio del Football Frontier. Per prendere questo trofeo bisogna battere Ombra Ancestrale, ma prima bisogna sconfiggere tutte le altre squadre, ovvero nella fila di sotto battere tutte quante le squadre per ricevere un pass che ci sbloccherà la fila superiore. Una volta battuta la fila superiore a destra, riceviamo un pass in automatico che ci sbloccherà la fila di sinistra. Una volta sbloccata la fila di sinistra, arriviamo in fondo e la penultima squadra è l'Ombra Ancestrale, la quale battendola più e più volte, o se siete fortunati anche una sola volta, ci darà la scultura che fonde luce e oscurità. Con questo oggetto abbiamo uno dei requisiti per Tescat. Gli altri requisiti sono piuttosto facili, ci serviranno tre topic, ovvero spiaggia pulita, che abbiamo già visto varie volte, si prende da questo ragazzo nel vicolo, a Inazuma City. Gli uccellini che cinguettano si prende alla stazione di Inazuma. E vacanza tropicale che si ottiene sul ponte di Odaiba. Una volta fatto, basterà andare a parlare con questo reclutatore che si trova nel vicolo di Inazuma City, dietro appunto a Viale dello Shopping. Parlare con lui, e se abbiamo soddisfatto il requisito di avere 10 giocatori in squadra, non lo ripeterò mai abbastanza, possiamo reclutare Tescat. Stessa cosa per Bailong, 10 giocatori, ve lo ripeterò fino alla morte. Però c'è un piccolo problema, lui ha un requisito particolare, ma vediamo gli altri prima. Il primo requisito per Bailong è Grande Scaglia di Drago, che si prende dalla squadra Yamato Damashi alla route di Satoko. È questa squadra qui. Per accedere a questa squadra però bisognerà innanzitutto avere una chiave d'argento, che è facilissimo prenderla. Si prende nell'ultimo vagone del Galaxy Express. Nella stanza di Glacia c'è uno scrigno, lo apriamo e ci sarà la chiave d'argento. Ora, dove si trova lo scrigno con il pass per sfidare appunto la route di destra in alto di Satoko? Si trova in questa zona della città, ovvero la periferia oppure fuori città, chiamatelo come volete. Ad ogni modo il ticket per sfidare la parte destra della route di Satoko, quella in alto ovviamente, si trova in questa zona qui, non potete assolutamente sbagliare. Il secondo oggetto, scultura che fonde luce e oscurità. L'abbiamo già detto anche prima, la foto della statua della dea del calcio è il terzo requisito. Si prende fuori dalla stazione di Inazuma City, eccola qui. L'ultimo requisito, che è quello più difficile, è ottenere tutti e 100 gli oggetti che servono per fare amicizia con gli altri calciatori. Ora, come si prendono questi oggetti? Ho trovato un video di un ragazzo che si chiama Northern V2, che dovrebbe essere un ragazzo spagnolo, non vorrei sbagliare. Ad ogni modo, questo video ha tutte le foto, con tutte le location, con tutte le squadre da sfidare, per prendere gli oggetti che servono per fare amicizia. È un video di 8 minuti, ve lo lascio alla fine di questo video, così che potete, insomma, con calma, vedere quali squadre sfidare per prendere tutti e 100 gli oggetti
che servono per i reclutamenti. Senza di questi, Bailong non verrà in squadra. Ad ogni modo, io faccio i saluti, alla fine dei saluti, questo video di 8 minuti con tutte quante le squadre da sfidare per ricevere appunto questi oggetti. Bene Cuggia, anche questo video di reclutamento termina qui. Se siete riusciti a reclutare Bailong e Tescat, fatemelo sapere nei commenti. Ad ogni modo, io spero che il video vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, vi ricordo che trovate il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti del caso, che verranno pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Come sempre, vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti. E noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!